felicissimo di essere ritornato, che comunque ho dei ricordi stupendi di questa società, di questi tifosi, quindi è capitata l'occasione, quindi felice di essere ritornato, ecco, quindi poi ritrovo tanti ragazzi che conosco, quindi questo mi aiuterà sicuramente poi a integrarmi nel gruppo. L'anno prima ad Ascoli avevo preso confidenza, diciamo così, con la categoria e poi con questa maglia addosso sono esploso, se così si può dire, definitivamente, quindi mi ricordo una bellissima annata, stupenda, ricca di belle soddisfazioni personali, l'esordio nazionale, gol stupendi, quindi un ricordo tuttora indelebile. Sicuramente ricordo il gol contro il Chievo da centrocampo, perché diciamo era il primo gol che facevo da così lontano, ecco, quindi la cosa bella è che poi con gli anni comunque non solo i tifosi della Samp, anche altri tifosi, ma l'hanno sempre ricordato questo gol, perché comunque, sai, comunque segnare da centrocampo non è mai facile, ecco. E quindi quello è un ricordo di quel gol che è difficile da dimenticare, anche la doppietta in casa contro il Chievo, li ricordo tutti praticamente. Mi ritrovo a Cassano, ci ho giocato insieme, abbiamo fatto un europeo insieme, quindi nazionale, è felicissimo di ritrovarlo, perché comunque lo reputo un giocatore straordinario, fuori dalla media, ecco, e quindi sarà un piacere. Montella per me è sempre stato, come ho sempre detto nelle mie interviste precedenti, quindi è sempre stato il mio idolo da bambino, quindi ho ancora a casa tutti i ritagli, i suoi ritagli di quando giocava, e quindi per me ora, già quando lo affrontavo da avversario e ci salutavamo, era una forte emozione. Ora credo essere allenato da lui sarà bello, sarà motivo di soddisfazione, io, e credo che la vita a volte ti dà delle cose che forse non penseresti mai, quindi questa è una bella cosa, è una motivazione in più per fare ancora meglio. Negli anni passati sì, c'era stato qualche contatto, però niente di approfondito, devo essere sincero, ecco, perché comunque nelle società dove ho giocato sono sempre stato bene, mi sono sempre reso protagonista, ecco, diciamo così. Niente, la trattativa qui è nata, se così si può dire, diciamo, per puro caso, quasi non sapevo io di essere sul mercato, quindi perché era successo un po' di, diciamo, casini così a Torino, però io con la tifoseria mi ha fatto pace, perché comunque io non ho paura a prendermi le mie responsabilità, ho chiesto scusa da uomo, credo, non so se qualcun altro nei miei panni l'avrebbe fatto, quindi però mi sono ritrovato praticamente a non giocare più, a non darmi più una, non avevo più, nessuno mi dava una motivazione perché non giocavo più, e perché quindi alla fine c'era la Sampdoria, ho detto va bene, ritorno in una città che comunque mi ha sempre voluto bene, me l'ha sempre dimostrato, a distanza di anni, non dimentico un episodio di Juventus-Sampdoria che io a fine partita ci allenavamo e il settore ospiti dove c'erano i tifosi della Sampdoria erano lì che mi incitavano e mi chiamarono sotto la curva a salutarli. Io l'ho fatto con grande piacere e quella è una cosa che mi ha emozionato e non ho mai dimenticato, perché comunque a distanza di anni l'affetto rimane immutato e è una cosa molto molto bella. Quindi questa trattativa che è nata negli ultimi giorni mi ha fatto pensare a tante cose e ho detto vabbè, io ci ritorno ben volentieri a indossare quella maglia, è come se fosse rimasto qualcosa di insospeso dopo quell'annata, ed eccomi qua. Mi mancava questo derby qui, quindi ho fatto quello della Mole, faccio questo qui, speriamo in bene. So che è un derby molto sentito, però tra due tifoserie molto, molto corrette, quindi è bella, sarà. Io quando le vedevo per televisione vedevo sempre un gran bello spettacolo, quindi ho sempre fatto i complimenti alle tifoserie, perché era un bel vedere, anche se non ci giocavi, chi vedeva da casa era un bel vedere, quindi è bello ora poter essere uno di quei protagonisti in campo. Io da fuori
reputo una squadra molto tecnica, molto una squadra molto di personalità, quindi è normale che i risultati aiutano poi a crescere sempre di più. In questo momento c'è bisogno di qualche vittoria per poter riprendere l'entusiasmo, però io credo sulle qualità dei giocatori, sulle qualità dell'allenatore, non c'è nessun dubbio, quindi è solo una questione di restare, sembrano frasi fatte, però di restare tutti compatti e uscirne tutti insieme. Io vengo qui assolutamente, mi metto a disposizione, non ho pretese, cerco solo tra virgolette, per aiutare i miei compagni e questa società. Quindi dobbiamo prendere la strada quella giusta, però ora ci sono tanti giocatori nuovi. E quindi c'è bisogno che noi ci dobbiamo inserire prima possibile, quindi sta a noi metterci subito, capire qual è la strada da seguire. Saluto con affetto i tifosi della Samp perché in questi 10 anni non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto, quindi non l'ho mai dimenticato. Quindi per me sono ritornato qui quindi per ripagare questo affetto e per continuare, perché comunque loro. Voi da me volete i gol, è giusto che io li faccia, spero prima possibile, tanti. Ciao.